Mister Magliano, nel giorno del raduno dell'Olmo, intanto quali emozioni di questo primo giorno di scuola? Ma emozioni? Emozioni no. Voglia sì, perché sono sono un animale da campo. Io il momento di stare fermo e fare tante parole non fa assolutamente per me. Quindi voglia di ricominciare, assolutamente sì. E tanti bei pensieri. Finite da una stagione straordinaria come quella passata, andata forse oltre ogni aspettativa, quanto è difficile ripetersi, ma quanto sarebbe importante farlo? Allora, io penso che dobbiamo resettare a zero completamente tutto e cancellare tutti i bei pensieri e tutte le belle emozioni che abbiamo vissuto l'anno scorso. Cancellarle non perché non dobbiamo portarci quel sapore dentro di noi. Cancellarle perché se pensiamo che si riparte da quello là, abbiamo sbagliato determinate cose. Noi dobbiamo partire sempre con l'idea di dover lottare da tutte le parti, di essere con l'acqua alla gola, di avere delle difficoltà che oggettivamente possiamo anche avere, tipo quella di aver perso un giocatore fondamentale per noi come nostro ex capitano. Solo se avremo quella capacità lì potremmo tornare ad essere protagonisti, come ho sempre detto l'anno scorso e come continuerò a dire sempre, perché il mio obiettivo non è quello di ambire ad una posizione ben specifica. Il mio obiettivo è crescere a livello di gruppo, crescere a livello di consapevolezza, crescere a livello di prestazioni, crescere a 360 gradi. Sarà sicuramente un obiettivo anche degli altri, quindi dovremo andare a confrontarci, però dobbiamo partire dal presupposto che siamo tutti quanti a zero, noi magari anche con qualcosetta in meno, ma sicuramente con la consapevolezza che con un determinato atteggiamento e con una determinata voglia e ambizione possiamo toglierci delle soddisfazioni. La lasciamo andare al campo perché vediamo proprio che non vede l'ora. Grazie mille.